Sono Alessandro Ebrei, oggi iniziamo il nuovo trattato Arachin. L'inizio di questo trattato tratta di Arachin e ciò che menziona la Torah di Erkecha. Se uno fa un voto del valore di una persona, e veramente questo valore Erkecha non dipende dal vero valore della persona, bensì dal sesso e dall'età. E questo valore è menzionato specialmente nella Torah. Perciò ci sono due tipi di voti di valore, cioè Erkecha, il voto che uno dice che voglio dare il valore di me stesso o di un'altra persona. Diciamo, Mishnah, Kol Ma'arichin, tutti possono fare questo voto di Erech, voglio dare il valore Erchi Alai, il mio valore o il valore di un'altra persona. E questo denaro va dato al santuario per il rinnovo del santuario. Ed ugualmente Bene Rachim, e una persona può essere usata come un esempio per altri, che si può dire il valore di tale, cioè Tizio può dire che il valore di Caio. Vediamo che questo non è sempre. Apparentemente sembrerebbe che sì, ma non è così. E Nodrim, uno può può votare un valore della persona, ma non il valore di ciò che è menzionato nella Torah, perciò non è più Erech, ma sì è Neder, oppure Nidarin, che può usare il valore di dire, una persona può essere usata come il valore di quella persona, che uno fa il voto per quella persona, e questo valore dipende da quanto una persona può essere venduta come uno schiavo nel mercato e quanto può ricavare dalla sua vendita. Naturalmente a quei tempi che erano schiavi, ma veramente ci sono anche oggi purtroppo moltissimi paesi che soggettano persone a schiavitù. E ciò include Kohanim, Levim, Israelim. Ciò è evidente, e Nashim Abadim, e donne e schiavi che possono dire, fare il voto di Erech come il mio voto, il mio Erech, il mio valore, e Nerachin e Nodrim e Nidarim, come abbiamo studiato tutti questi casi. Però Tumtum è colui che non si sa che sesso ha, se una membrana copre i suoi genitali, e Androgynos, e ovviamente si traduce ermafrodito, ma non sono sicuro che questa è una traduzione perfetta, poiché ermafrodito si dice per esempio di certi animali, generalmente. Animali che hanno un'attività di ciascuno dei due sessi, lo stesso animale. Però Androgino ovviamente sarebbe una persona che ha entrambi i sessi, perciò viene in dubbio quale sesso ha. Nodrim e Nidarim, e possono fare un voto del valore di altri, e altri possono fare il voto per il loro valore, poiché possono essere venduti nel mercato di schiavi che hanno un certo valore come schiavi. Umarichin, e possono fare un voto di Erech, ma non possono, Avalon e Rachim, non possono fare, no, altri non possono stimarli e fare un voto di Nerachim, che io, come se uno dicesse, io do il Erech,
di un tuntum o di androgynos, poiché il din di Erech, shekene no neerach, ela zachar vadai o nekeva vadait, che solo un maschio certo, una femmina certa, uno può fare un voto che io do il valore di tale persona, però se è un tuntum androgynos non si può, perché non sono né maschi né femmine certi. Chresh del Katan, generalmente quando nel Talmud dice Chresh, un sordo, si intende un sordo muto, che generalmente erano considerati come persone di un certo livello basso di intelligenza, per il fatto che era difficile comunicare con loro, però per occasione oggi questo problema è stato, penso, parzialmente almeno risolto. Ci sono persone che sono sordomute, però sono intelligenti come altri. Comunque, qui in questo caso si riferisce a sordomuto. E Shoteo, uno squilibrato, Vekatano minorenne, Nidorim Venerachim. Uno può fare un voto per il loro valore, e Venerachim uno può fare un voto per il loro Erech. Aval non lo deve nome Archim, mi piace Emba Emdat. Però questi tre, Chreshot e Vekatan, non possono fare né voti per altri, e né Marichi ne possono fare un voto di Erech riguardo altri, mi piace in Benda, poiché sono considerati che non hanno sufficiente intelligenza, o sapienza, o comprensione, quello che sia. Chiamerà Hakol Marichi da tuoi mani. Generalmente l'espressione di Hakol, quasi ogni trattato inizia con la parola Hakol, cioè tutti, e sempre ora inizia con cercare di capire che cosa include questa parola, questa espressione Hakol, che generalmente può includere casi estremi. Perciò cosa include? La Toye Muflas Moklish, che include il caso di uno che sa un bambino, che sa esprimersi e che ha l'età di 12 anni e un giorno fino all'età di 13 anni e un giorno e che tuttavia non è chiamato Ish, e però è incluso nell'espressione Hakol per includere anche lui, che lui può anche l'Arech può fare un voto di Erech, e perciò se fece un voto di Erech, fece un voto di Erech, lo interrogano e gli chiedono per chi ha fatto il voto. Se dice per Hashem, allora è accettato, se no, no. Nerachin, la tua mai. L'espressione Nerachin, che uno può valutare, che possono essere valutati. Cosa viene a includere? La tua è Menuval Mukeshin. Menuval è una persona ripugnante, che sporca. Mukeshin, uno che ha una malattia che manifesta bolle o vescicole. E Sakadat Hamin avrebbe potuto pensare che Neder Berkehaktiv, secondo Torah dice, questa è l'espressione Torah, Neder Berkeha, Kol Sheishno Bedamin, Yishno Barachim, Kol Sheishno Bedamin, Yishno Barachim. Sono persone che hanno un certo valore, che può essere venduto al mercato a un valore di Erech, se no no. E perciò viene a insegnarci che non diciamo riguardo a queste persone, siccome nessuno non acquisterebbe uno schiavo che è ripugnante, oppure che ha una certa malattia infettiva forse, che nessuno non acquisterebbe. Avrei potuto pensare che non hanno nessun valore, perciò Kamash Manah viene a insegnarci la Torah che no, che hanno sì un valore. Qui la Torah dice Nefashot, Erkehan Nefashot, che se un essere vivente, una persona vivente, ha sempre un certo valore. E perciò ha un valore Koldeu, un minimo valore, diciamo, ha un certo valore. Vedremo più avanti che il minimo valore è un ciclo. Nodrin la tua mai, questa espressione Nodrin, che possono fare un voto per un valore, ma non è Erech, ricordiamoci che Neder è una cosa, questo è il vero valore quando uno
quanto uno vale se è venduto nel mercato di schiavi. E Erkach è quello che la Torah dice, quanto è il valore di una persona. Perciò, con Nodrin, la tua Imai, cosa viene a includere? Secondo Morà, Nidrin Itzrichlei. Veramente non viene a includere nulla, è solo per chi viene, siccome dice Nidrin, perciò è la stessa espressione, ma non viene a includere nulla. Perciò Nidrin Itzrichlei. Nidrin, la tua Imai, cosa mi insegnare la parola Nidrin? Che uno dà il valore, che uno può essere usato come il proprio valore, perché altri fanno valore, uno è voto per il suo valore. Il letto di Tumtum Vandroginos veglia Ktanilo, se vuol dire che viene a includere il caso di Tumtum Vandroginos, abbiamo studiato nella Mishnah, specialmente che uno può fare un voto per il loro valore, poiché hanno valore come schiavi nel mercato. E perciò non è necessario menzionarlo, perché sono già menzionati. Anche se sono menzionati nel Mishnah, un soldo mutuo, un squilibrato, un minorenne. E se vuoi dire che viene a includere un neonato che ha l'età minore di un mese, anche Bedia Kitanilu, anche mi ha studiato in una Mishnah più avanti, da Fei. Vila tu avete profabem, se vuoi dire che viene a includere un Goi, anche mi ha studiato più avanti, anche da Fei, Bedia Kitanilu. E perciò dice Mara, Leo la tu e Pachon di Mechodesh. Ovviamente viene a includere un minorenne, scusi, non minorenne, no, un neonato avente l'età minore di un mese, Vekitani vada a fare. E perciò la nostra Mishnah viene a includere tutti questi dinim con la parola Hakol e più avanti, cioè è solo un accenno, però più avanti lo spiegherà più, lo menzionerà esplicitamente. Abbiamo studiato una Mishnah in Trattato Menachot che Hakol Sumchin. Adesso la Gemara vuole chiarire molti casi nel Talmud che iniziano con l'espressione Hakol, e perciò porta parecchi casi che inizia con Hakol per spiegarli, casi diversi nel Talmud. Hakol Sumchin, siccome vi è un din che in certi casi i padroni di un sacrificio devono appoggiarsi sulla testa dell'animale con tutta la forza prima della città, a Kol Samhain, la tua Imai, cosa viene a includere? La tua Yoresh, includere un erede che, se diciamo ereditò, diciamo per esempio da suo padre morì e non fece tempo di offrire questo sacrificio, allora l'erede può anche fare questa smicha, appoggiarsi ad un animale, benché normalmente un altrui non può fare sfiha, un'altra persona non può fare sfiha, solo il padrone stesso. Udlok Rabiuda, però Rabiuda disputa questo fatto, che se un Rabiuda l'erede non può fare sfiha. Riguardo a Tumorà, abbiamo già studiato parecchi casi di Tumorà di sostituti a Kol Memirin. Nel trattato Temurah, che studieremo fra poco, l'inizio del trattato Temurah inizia col Mevrin, tutti possono fare Temurah, sostituire un animale per un altro animale, e veramente questa sostituzione è vietata in una Torah, che è un lav, e comunque la persona non ci guadagna nulla, al contrario, l'animale originale che lui vuole sostituire rimane consacrato, e l'animale sostituto anche diventa consacrato. Perciò adesso invece ve ne uno, ne ha due, non ci ha guadagnato nulla. La tua Emai, cosa viene a includere? La tua Yoresh, per includere il caso di un erede che, se suo padre consacrò un animale
e l'erede fece Tmura, sostituì questo animale e trasgredì di vetri la Torah, riceve Malkot. Comunque, ciò che lui ha fatto, l'ha fatto, e diventa Tmura. Udlok Rabbi Yehuda, e ciò non segue l'opinione di Rabbi Yehuda, detania Yoresh Samech Yoresh Memir. Yoresh può, Yoresh, questione del Bratà, che l'erede può poggiarsi sulla testa animale, come ho appena menzionato, e l'erede, ciò se fa Tmura, la Tmura prende vigore. Mentre invece Rabbi Yehuda Omer, Yoresh Eno Mesamech, Yoresh Eno Memir. Rabbi Yehuda dice al contrario, che in entrambi i casi non è valido. Ma Itama, per quale ragione? Rabbi Yehuda, quale ragione Rabbi Yehuda? Siccome la Torah dice Korbanò, il suo sacrificio, ciò si indica, velo Korban Aviv, e non il sacrificio di suo padre. Perciò può appoggiarsi solo sul proprio animale, può fare Tmura solo per il proprio animale. E vialeft tchilat higdesh misof higdesh. E Rabbi Yehuda deriva tmura, che è l'inizio di higdesh, che è l'inizio della consacrazione, e deriva dalla parte finale, che è smicha, che viene alla fine. Masof higdesh, che è smicha, yoroshino samech. Non può, l'erede non può appoggiarsi, Avtchilat Ekdesh, Yoresh Eno Memir. Così ugualmente come all'inizio della consacrazione, che è Tmura, che un erede non può fare Tmura. Perciò si disse, questo animale è Tmura per questo, è come se non avesse detto nulla. Per Rabbanan, da come derivano loro ciò, siccome la Torah dice Amer Yemir, che lo ripete, era Bota Tayoresh, per includere l'erede, Bialfena Sof Ekdesh Mitzchilat Ekdesh, e deviamo la parte finale della consacrazione, cioè la Smicha, dall'inizio che è Tmura, Mitzchilat Ekdesh Yoresh Memer, così come all'inizio l'erede può fare Tmura, ugualmente a Sof Ekdesh Yoresh Memer, ugualmente la parte finale dell'Ekdesh, che è l'azione di appoggiare sulla testa animale, Yoresh Omer. Per Avanan, Hai Korbanò, Mavdilei, ciò che deriva Rabbi Yehuda da Korbanò, cosa derivano loro da questa espressione, Korbanò? Loro derivano, Mibailei, Korbanò, siccome questa parola Korbanò è ripetuta 3 volte, perciò loro derivano 3 insegnamenti, Korbanò velo Korbanò velo Korbanò, che un ebreo non può appoggiarsi sull'animale che un goy offre. Sappiamo che un goy può offrire al santuario, può offrire solo là. E poiché avrei potuto pensare che un ebreo non può fare smicha per un altro ebreo, poiché il padrone può fare smicha, allora perciò che un altro non possa fare smicha per il padrone, perché il padrone stesso lo può fare. Ma siccome un goy non può fare smicha, perciò avrei potuto pensare che un ebreo possa fare smicha per lui, per i goi, perciò ci insegna che non si può. E Korbanò velo Korban chaverò. E ciò che dice la Torah, Korbanò, e uno non può appoggiarsi sull'animale del suo prossimo, ed ugualmente si deriva Korbanò rabot kol balei chovrin di smicha, che se vi sono alcuni soci, che si sarebbe potuto derivare questa legge dalla legge dei sostituti, ma veramente non si può, poiché vi è una differenza tra le due leggi, poiché la legge dei sostituti è esclusionaria, che esclude, mentre invece questa legge è inclusiva. E perciò, se vi sono alcuni soci che hanno un animale in società, ognuno dei soci deve forse fare smicha, e uno non può fare smicha per tutti. Rabbi Yehuda, e come deriva lui, le rabot, chovrin smicha letlei. Però secondo Rabbi Yehuda, lui non accetta questa legge che ognuno dei soci deve fare smicha.
E invece lui ha l'opinione che un socio può fare smicare per tutti. Vinami et lei, però si può dire che secondo la Biuda anche possiamo dire che l'ebreo non può fare smicare per un goi. E vi caverò che uno non può fare smicha per un suo prossimo, mechad krae nafke. Lo può derivare da entrambe le leggi dello stesso verso. E perciò altri lehu trei. Perciò vi sono due, queste due espressioni di korbanò, sono per chad korbanò ve lo korbanavi, uno per derivare che il suo sacrificio non è il sacrificio di suo padre, veidach. E l'altro verso che c'è scritto Corbanò, le rabot corba le chovrine smicha, cioè il primo Corbanò, velo Corbanovic, che non può fare smicha per il sacrificio di suo padre, e se vi sono alcuni soci, che tutti i soci possono fare, devono fare smicha. Questo è l'insegnamento opposto a quello che abbiamo studiato prima. Un'altra opinione. Verabiuda, hai ameri amir maiavillei. Rabbiuda cosa deriva dall'espressione Hamer e Mir, doppia espressione, il Baelele rabota Isha, per insegnare che anche una donna può fare Tmura, per cui una donna sostituì un animale per un altro, che la sostituzione è valida. Le Tania le fisce con la Inyan, e non è bene, la Bishon Zahar, siccome tutta la parasha di Tmura, del suo animale sostituto, che la Torah lo menziona tutto usando un'espressione di maschile, ma soffeno le rabote taisha, perciò da dove sappiamo che la donna è anche inclusa, che può fare tmorà, tamelo marvi, ima meglio a me, la doppia espressione. Rabbanan, e di loro da dove devono che una donna può fare tmorà, dalla parola vi, me, veim, dalla vav, dalla e. Rabbiuda, cosa deriva lui dalla vav? La Biuda Bim lo dà, lui non deriva nulla. Ho studiato una braità che dice Kol Chayvim Sukkah, tutti hanno l'obbligo di sedere e vivere una Sukkah. La tua mai, cosa viene a includere? Una guarana, la tua katanshi non c'è l'eclimo, per includere un bambino che non necessita sua madre, e cioè se è felice un bambino e quando si sveglia non chiama sua madre, che è abbastanza grande che non chiama la madre. E allora è obbligato di stare nella sua casa. Bitnan, katan shenotzerich l'imo, chayav sukkah. Che un bambino che non ha bisogno della madre ha l'obbligo di stare nella sua casa, midrabanan, per la ragione di Mishum Chinuch, per essere educato in questa maniera. Che viene, riguardo ai bambini, non vi è un din che il bambino deve compiere mitzvot, ma vi è solo un din di chinuch, che bisogna insegnare ai bambini a fare compiere mitzvot. Mi è stata una verità che dice Kol Chayvim Lulav, che tutti hanno l'obbligo di compiere la mitzvah di quattro minim. Le tue mai, cosa viene a includere? Le tue katane o denne nanea, per includere un bambino che sa agitare il lulav. Ditnan, katane o denne nanea, chayav lulav, il bambino che sa agitare nelle sei direzioni del mondo, che ha l'obbligo di compiere questa mitzvah. E chiede Mora, a ciò che abbiamo sentito una che dice Kol Chayvim Tzitzit, tutti hanno l'obbligo di Tzitzit, le tue mai. Chi viene a includere? Include le tue katane odeli tatel. Include un bambino che sa avvolgersi nel talit. Yitanya katane odeli tatel, Chayvim Tzitzit. Un bambino che sa avvolgersi nel talit ha l'obbligo di farlo, sempre per la mitzvah di chinuch, di educazione. E abbiamo studiato una verità che dice Kol Chayvim Tfilin, che tutti devono mitzvah di compiere la mitzvah di Tfilin, le tue mai, cosa viene a includere? Le tue katane o delish mot Tfilin, che è un bambino che sa mantenere la Tfilin in purezza, cioè che non entra nel bagno con i Tfilin addosso, e che sa trattenersi dall'espellere i gas intestinali. Ditanya katane odeli shmot filin, aviv lokeach lo tfilin. Che bambino che sa mantenere tfilin in stato di purezza,
il suo padre gli acquista i tefillin. Mentre la Mishnah, in la Sacha Gigà, col Chavim Bria, che tutti hanno l'obbligo di fare pellegrinaggio a Gerusalemme durante quelle tre feste, e chi è Gorà, li tuoi mai, cosa viene a includere? Rispondo Gorà, li tuoi mi che ti ho Viene a includere un mezzo schiavo, cioè uno schiavo che apparteneva a due padroni, che uno lo emancipò e uno no. Perciò va in metà libero, in metà no. E si tratta di un Eved Knani, naturalmente. Ule Rabbina, e secondo Rabbina, di Amar, Misha Chetzio Eved Chetzio Mechurim Chetzio Minaria, secondo Rabbina, che disse che uno che è mezzo schiavo, che è assolto dal Din di Reiyah, come allora cosa viene a includere ciò abbiamo studiato, a Kol Chayavim Bi'Reiyah? Secondo lui, cioè, chi disse, chi insegnò a Kol Chayavim Bi'Reiyah si tratta di Ute, Misha Chetzio Eved Chetzio Mechurim? Può essere, può ottenere questa opinione, però secondo Ravina, che lui, secondo lui questa opinione è invalida, secondo lui cosa deriverebbe lui da le tue mai, cosa direbbe lui che viene a includere? Perciò secondo Ravina verrebbe a includere Chigger, che è uno che è storpio, zoppo, Biom Rishon, il primo giorno della festa, mi piace Biom Shini, che adesso, siccome vi è una disputa tra Rabbi Yochanan e Rav Hoshea, secondo Rabbi Yochanan, uno ha, a parte il primo giorno, siccome vi è l'obbligo di offrire due sacrifici, Olat Reiyah e Shameh Chagiga, ci sono due sacrifici, Olat Chagiga naturalmente è Olah, che è un olocausto, però Shameh Chagiga uno lo mangia, appartiene al padrone. Adesso, se uno non portò il sacrificio il primo giorno, lo può offrire il secondo giorno. Se non offre il secondo giorno, può offrire il terzo giorno. Se non offre il terzo giorno, può offrire il quarto giorno, eccetera. Fino a 7 giorni. Adesso, secondo Rabbi Yochanan, uno ha l'obbligo di offrire solo il primo giorno, poiché gli altri giorni sono solo come per Ashlamah, come dire, Tashlumim, e in caso che non offrì il primo giorno, allora lo può fare gli altri giorni. Mentre secondo Rabbi Hoshea, tutti gli altri giorni sono Tashlumim Zelazè. Perciò, se non offrì il secondo giorno, se non offrì il primo giorno, allora può offrire il secondo giorno, se non offrì il secondo giorno, allora il terzo giorno è trasformato per il secondo giorno e così via. E se no, per il terzo giorno, il quarto giorno è trasformato per il terzo giorno, eccetera. E la differenza tra loro, qual è la differenza? Che secondo il caso si tratta di una persona che era, diciamo, che era zoppicava, e siccome una persona che zoppica è assolto da questo din di compiere il pellegrinaggio per andare al santuario per le tre feste, se il primo giorno era zoppo, era assolto, ma diciamo il secondo giorno guarì, allora avrebbe l'obbligo di offrire questi sacrifici. Perciò, secondo Rabbi Yochanan, non ha più questo obbligo, invece, secondo Rabbi Hoshea sì. Perciò, אני חלמד אמר, כולם תשלומים לזה, לא, סקוזי ביום המנקטו, ליטוי חיגר ביום הראשון ומתפשר ביום השני, פימו ג'ורנו era zoppo, zoppicava, e il secondo giorno guarì, allora devo offrire questo sacrificio il secondo giorno. אני חלמד אמר, כולם תשלומים לזה, secondo quello che disse che ogni giorno è per recuperare per gli altri, per, diciamo,
secondo giorno per il primo giorno, il terzo per il secondo, eccetera. Secondo la Bosch va bene, e la manda a Mar, però secondo la Bjohan, che disse quella trasformazione le Rishon, che tutti gli altri 6 giorni sono trasformati per le Rishon, per il primo giorno. E tu mai, cosa viene a includere? E tu insomma, viene a includere un cieco, scusi, e tu insomma, il cieco in un occhio, che anche lui ha l'obbligo di fare pellegrinaggio. Udloka Itana, però ciò non è secondo l'opinione di un Tanakh, di Tanakh, il quale disse: Yohanan ben Dehavai Omer, Mishum Rabbi Yehuda, Suma Bachadmena, Paturmen Ariya, Shneimar, Shloshmimarai, Irai Kol Zechurcha, che se uno è cieco in un occhio è assolto dal fare pellegrinaggio. E lui deriva che, siccome la Torah dice Irae, e come parola Irae, siccome lui non Irae, non può vedere bene, chiederci Baliroth, Kach Baliraot, così come HaKadosh Baruch Hu viene a vedere l'Iraot, colui che viene in pellegrinaggio, così Kach Baliraot, così Hashem anche deve essere visto, Kivyachol naturalmente, da quello che viene in pellegrinaggio. Perciò, Malir od Bishtenav, Af Lir od Bishtenav, così come secondo questo Tanà, colui che viene in pellegrinaggio deve poter vedere con entrambi gli occhi, scusi, no, scusi, che siccome Hashem vede con entrambi gli occhi, Kivyachol, e perciò c'è scritto Enea Hashem nella Torah, Af l'Iraot Vishena, così ugualmente una persona deve avere la possibilità di vedere con entrambi gli occhi. Perciò secondo questa opinione, questo Tanà, se non può vedere con entrambi gli occhi è esente. Però la Mishnah che dice Kol Chavim Beriah non la pensa così, e la pensa che un cieco in un occhio ha l'obbligo di venire a di compiere il pellegrinaggio a Gerusalemme. E vai a tenere un'altra possibilità, leva l'angolo tu e mi dice che c'è un'altra possibilità, che viene chiuso uno schiavo, che metà schiavo, metà libero. Un cacasciala di Ravina, però secondo abbiamo avuto la domanda che secondo Ravina, che colui che mette lo schiavo, che esente dalla Ria a fare pellegrinaggio, e comunque è questo ciò che dice Ravina secondo l'opinione di Hillel. Però Hillel cambiò opinione, e adesso vedremo che Ditnami ha studiato la Mishnah in Masechet Gittin, Mishe Chetzio Aveg Chetzio Metzorin, se uno è mezzo schiavo, Ovede Travò Yom Echad, Vetasmò Yom Echad, serve il suo padrone un giorno e se stesso un altro giorno, un secondo giorno. Divrei Betilel, così dice Betilel. Amrula in Beciamai, dissero Beciamai, Ticante me Travò, Vetasmò lo Ticante. Avete fatto gli interessi del suo padrone, però non i propri interessi. Poiché Lissashi Fchaino Echol non può sposare una schiava, perché è già a metà libero, Bat Chorin non è Chor, e non può sposare un'ebrea libera, comunque in nessun caso. E perciò Ibattel non può procreare a causa di ciò. Valò lo nivra olam e la nivra rovia, ma il mondo fu creato solo per la procreazione. Shneimar lo tovra rashevet yetzarah, che Hashem non creò il mondo per essere desolato, ma bensì per essere abitato. E là, Mipnei Tikkun Olam, perciò per ragioni umanitarie, Kufin Etravò Vaseh Oto Ben Chorin, perciò si obbliga al suo padrone di emanciparlo, e Kutev Shtar Al Chatzid Amav, e scrive una bolla di emancipazione, un documento di emancipazione, per la metà del suo valore, e perciò
lo si libera completamente. Vechazzo Betilel lo rot chi di Gove Chamai. E alla fine Betilel ammisero Bechamai. E siccome Betilel accettarono la tesi di Bechamai, perciò lo schiavo viene liberato e quindi incombe su lui l'obbligo di pagare ciò che votò. Sì, cioè ci fece un voto, come ho studiato all'inizio della Mishnah, di Arachin, di Erech, o di Neder, anche è obbligato di compiere questo voto. Ho studiato una braita, a quel chavit che ha shofar, che tutti hanno l'obbligo di udire il suono dello shofar, da tu e mai, cosa viene a includere? E tu e Katan Shigeli Kirchinuch, includono un bambino che è giunto all'età di essere educato. Non educato nel senso di educazione, nel senso di per imparare le mitzvot. Ditnan, en makvin takata militkoa biomto, che normalmente Rosh Hashanah, se cade di Shabbat, sappiamo che non si suona lo shofar. Però se un bambino vuole suonare lo shofar per imparare di Rosh Hashanah, quando cade il Shabbat, è permesso. Come ho detto, che deve imparare le mitzvot. E benché non si può, diciamo, perché c'è un dindish, un divieto di shvut, comunque il bambino lo può fare. Veramente uno non può insegnare, perché siccome non si può suonare shofar, lo shofar allora è mukzeh. Veramente uno che ha compiuto la mitzvah di shofar anche in un giorno di Rosh Hashanah che non cade il Shabbat, ma dopo che ha udito le tkiot, anche il shofar diventa, c'è questa un'opinione che dice così, che il shofar diventa mukzeh. Un po' difficile capire per diverse ragioni. Comunque, indubbiamente, se Rosh Hashanah cade il Shabbat, una persona non può prendere lo shofar che è mukzeh. E solo il bambino potrebbe farlo. Comunque è un po' difficile dire così, capire quello che dice qui la Gemara, che se è mukzeh per me, dovrebbe essere mukzeh anche per il bambino. Ci sono rabbanim che dicono, se veramente piccoli bambini che giocano, e diciamo c'è un giocattolo che suona, che non si può suonare, diciamo una tromba, o giocattoli elettrici o elettronici, che veramente non si possono usare di Shabbat e di Yom Tov. Però se un bambino li prende, sto parlando di un bambino molto piccolo, diciamo di 1 anno, 2 anni, se li prende i rabbini dicono lasciali stare, non dire niente. Ma qui si tratta di un bambino che vuole imparare il shofar, è un po' difficile capire come lasciarlo, perché in fin dei conti se è vietato per me, perché è permesso al bambino. Abbiamo studiato la verità che dice Kol Chayavim Yikra Megillah, che tutti hanno l'obbligo di udire la lettura della Megillah. A Kol Ksherim Yikrot Megillah, e tutti sono Ksherim validi per leggere la Megillah e per assolvere altri nella lettura. Le tue e mai, cosa viene a includere? Le tue e Nashim, includere donne che anche loro hanno l'obbligo di udire la Megillah. E che hanno, loro potrebbero anche leggere la Megillah per uomini. E veramente non facciamo così, che nessuno venga un'idea di fare così, che veramente non è accettato. Non tutto ciò che studiamo è esattamente quello che si può fare oggigiorno. In teoria si può, ma per ragioni di sniut non lo facciamo. E la ragione è perché ragione le donne sono valide, poiché quedra Yeshua ben Levi, da Mara Yeshua ben Levi, Nashim Chayavot Mikra Megillah, Sheaf Hen Ayu Botones, che loro hanno questo obbligo, poiché anche loro parteciparono e beneficiarono di questo Nes. E questa membrana di Yeshua ben Levi è menzionata alcune volte nel Shas, per diversi, per altri casi, come per esempio riguardo a Pesach. Mi è stata una verità che dice a Kol Chayavim Zimun, tutti hanno l'obbligo di fare il Zimun. Zimun, indubbiamente tutti sappiamo, è quella formula che si dice prima di Birkat Hamazon, cioè se c'erano almeno 3 persone che
e si lavarono le mani e mangiarono pane per recitare il Beccata Masonica. Veramente non sono, non è obbligo di 3 persone, può essere anche 2 persone, uno che mangiò qualcos'altro, anche frutta, verdure, eccetera. E allora hanno l'obbligo di fare Simon, di dire questa formula prima di Beccata Masonica. Lieto di mai, cosa viene a includere? Lieto di Nascime Vadim, per includere anche donne e schiavi che anche loro hanno questo obbligo. Di Tania Nascime Samnot Latzman, Avadim Samnot Latzman. Che donne fanno Simon tra di esse, solo se sono donne, e se ci sono naturalmente 3 uomini e c'è una donna, anche lei può rispondere naturalmente. Stiamo parlando se ci sono 3 donne e un uomo, no. Ma le 3 donne possono fare Simon per se stesse. E Avadim anche fanno Simon tra di loro. E mi ricordo che quando mia moglie studiò, molti anni fa, quando studiò in un'accademia in Israele, di ragazze, anche tra loro facevano Simon. A quale star fine Simone? Tutti possono partecipare a Simone. Le tue mai cosa viene a includere? Le tue katan, adene mi barchin. Include un bambino che sa a chi diciamo le brachot. Demar Rav Nachman, che un bambino che yodel mi barchin, mesamim alav, che può partecipare in Simone, se sa per chi diciamo le brachot. Mesnata Mishnah, Mesnata Vin, a col mitamin beziva, tutti diventano impuri di impurità, dicono rea, cioè perciò buonoroico. La tua mai cosa viene a includere? La tua tina quegliamo che hanno un nato appena nato anche può diventare buonoroico. Tania che mi ha studiato una verità che dice ish chies da mipsaro matamuraman cosa viene a includere? Ish, siccome la Torah dice ish, c'è questa ripetizione. Perciò viene a includere la bottina che veniamo, scusi, veniamo a casa. Un neonato dell'età di un anno, che se mi tamme si va, che è reso impuro se diventa zav, gonoroico. Divrei rabbiuda. Rabbi Shmai benosce Rabbi Yochanan Brokomer, e non zarich, non è necessario, poiché arrivò Omer, poiché c'è un verso che dice, vazav zavola zahavane kibah. Perciò la Zahar, col suo Zahar, se è un maschio, allora diventa, può diventare gonoroico. Ben Katan, ben Gadol, anche se è un neonato. E Nekeva, col Shinekeva, se è una femmina, ben Katana, ben Gdolah, anche se è anche neonata. Imken, matamudomar. Allora, per quella ragione, la Torah ripete Ishish, cosa viene a insegnare? E non viene a insegnare nulla. Poiché di Bratolak, questa è un'espressione che delle volte la Torah usa l'espressione che come la gente parla in maniera normale il loro linguaggio, ma ci sono dei casi che non si deriva nulla quando la Torah usa un'espressione che Shom Ben Adam. Akol mitam'in mitmemet. Tutti diventano impuri se c'è un'impurità di un morto. La tua mai cosa viene a includere? La tua è Katana, include un bambino che era nella tenda del morto. Tenda non si capisce, non è sempre tenda, può essere anche un edificio di calcestruzzo, ma questa è l'espressione naturale, perciò dico tenda. E perciò se dopo 18 tocco dei cibi o delle bevande, che anche essi diventano impuri. Sacca da Tamina, voi cosa pensate, siccome la Torah dice Ish asher itma velo itchata, siccome la Torah usa l'espressione Ish, un uomo, è solo Ish in, solo un uomo può diventare impuro, ma Katanlo, un bambino no, Kamashmalan, siccome la Torah usa l'espressione Vanen Fashot per le anime, vuol dire che anche i bambini sono inclusi. Come il verso dice, Vanen Fashot asher Yusha. Perciò anche un bambino è incluso. E la Ish non muote mai. Però, se il conato la dice, usa l'espressione Ish, perciò cosa viene a escludere? Le muote Katan Mikaret. Escludere che il bambino che
se diventò impuro, diciamo, entrò nel santuario, che non viene castigato con il castigo di Caret. Sono un uomo, sì, ma non un bambino. Un bambino è assolto da castighi. Dice la Mishnah, in Trattato di Gaim, ma col mitamin bene Gaim, tutti possono diventare impuri dalle piaghe. Le tue mani, cosa viene a includere? Le tue katane, includere un minorenne. Sai che la donna cammina, avrei potuto pensare che il Tzarua Ktiv, secondo la Torah dice una persona che è Tzarua, al Tzarat, e perciò avrei potuto pensare solo Ish in Katan, no? Avrei potuto pensare che un bambino no, perciò Kamashpalan, che anche un bambino è incluso. Vema Hinami, ma forse perché non diciamo che Ish Tzarua si riferisce solo a una persona e non a un bambino? Secondo la Torah dice Adam chi ebbe or vessarò, cioè vuol dire Adam qualsiasi persona, non solo un Ish. Mikol mako. Ma ve'ela Ish, l'amali, allora perché la Torah usa l'espressione Ish? Allora risponde, ma ciò è necessario lì di Tania, come ho studiato la verità, che dice Ish, e niela Ish, che viene, questo include solo Ish, Ishamina, tanto sappiamo che include anche una donna. Shuomer Ve'atzarua, siccome il verso dice Ve'atzarua, Asher Bonega, e Rei Kan Shnayim, cioè ci sono due tipi di Metzorah, dice Ish e dice Tzarua, perciò Imken, Matamudomar, come insegnare Ish, come insegnare? Viene a insegnare Ignanshel Mata, che ciò che dice più avanti nella continuazione, la Torah dice Ish porrea oppure venisha porrea oppure, viene a insegnare Ish che sono un uomo che è un mezzorà, ha l'obbligo di scucire i propri indumenti e di lasciare i capelli lunghi. Ma una donna no, non ha questi due dinim di porato pure me. Mi sono stata ambraità, a quello mi tenganim. Tutti possono osservare le piaghe e ciò significa che col sherin rotte tenganim, chi è morale, tu e mai, cosa viene a includere? E tu ishna bakibaim, ubishmotem, che anche un kohen, siccome solo un kohen può vedere le piaghe, per decidere se la piaga è una piaga fissa oppure temporanea, che è passata e la persona è pura, che solo deve essere esperto, comunque anche se non è esperto nelle piaghe e nei loro nomi, comunque può vedere le piaghe. Se ha un saggio accanto a lui che gli dice cosa deve fare. Chiedo Mara, ma come si può dire così? Va a marmar se che Rabbi Akiva disse in un trattato Shavuot, e non va chi va mishmoteem e non lo etangarim. Se uno non è esperto nelle piaghe e nei loro nomi, che non può rendere una decisione riguardo alle piaghe, risponde Guarà, Amaravina, Lokashia, Ha, Demasberi, Vesavar, Ha, Demasberi, Velosavar. Se vi è un saggio che glielo spiega, allora lui capisce e sa, allora lo può fare. E se lui, questo Cohen, glielo spiegano anche alcune volte, ma non capisce, allora no, non può. Anche se c'è un saggio che gli può dire di che è puro e di che o che è impuro, anche non lo può fare. Adesso riguardo alla vacca rossa, che bisogna prendere l'acqua da una sorgente per preparare l'acqua, tutti sono validi per santificare l'acqua della vacca rossa. E chi ha la tua mai, cosa viene a includere? L'era bioda. E secondo Guarà, che la bioda è la tua katan. Secondo la bioda viene a includere un bambino. L'era banan. E secondo la banan viene a includere la tua isha, una donna. Ditnan, poiché mi sono tramishna, coccione mi kadesh, chutzme la isha del katan. Tutti possono santificare l'acqua della vacca rossa, tranne sordomuto, squilibato e minorenne. Rabbi Yehuda Machshir, Katan,
Invece abuso di legge con un bambino è valido invece. Un possesso diciamo androgynous. Invece la biuda uguale a donna è androgynous. E secondo la biuda, perciò una donna è invalida. Secondo Rabbanan, la donna è valida. Secondo la biuda, la donna è invalida. E per un bambino è valido secondo il Bido. Vi segnato il trattato Parà, Akor Sherin le Zahazot, tutti sono validi per spruzzare l'acqua della vacca rossa. Le tue mai, cosa viene chi viene a includere? Le tue Arel viene a includere un ebreo che è Arel che non fece Milà poiché i suoi fratelli morirono a causa della Milà. Uchdravilez e Lazar. E cioè, secondo l'insegnamento di Rabbi Lazar, da Rabbi Lazar, Arel Shiza Zatok Shara. Se un Arel fece la Zaa e spruzzò l'acqua, allora è valida. Abbiamo studiato a Kol Shachatin, la tua mamma, abbiamo studiato due volte a Kol Shachatin. Cosa viene a includere? Chada ha detto, una volta viene a includere la tua cuci, cuti, così. E viene a includere un cuteo. Vichad la tua Israel Momar. E l'altro Hakol Shoatin viene a includere un ebreo rinnegato, però che lo fa perché agli eccellerà, perché lo fa solo per le Teavon, perché non può, non riesce a vincere gli eccellerà. Però se uno lo fa perché Momar L'achis lo fa intenzionalmente perché non gli interessano le mitzvot e fa averot, allora non può, la sua scelta è invalida. Mi è stato un trattato tu vuoi tra quale maniera si sa la tua mai che se il marito vuole andare diciamo sta all'estero e vuole andare in Israele e la donna non vuole, allora può dargli un get senza dare la tuba. Però se la donna vuole andare a Tisrael e il marito non vuole, allora il marito deve dargli il get e la ktuba. Gemara, Hakol, tu mai, cosa viene a includere Hakol? Seconda Gemara, voltiamo al Dav, la tua evadim, a includere schiavi, che se un ebreo aveva uno schiavo cananita e lo schiavo voleva andare in Tisrael, allora lo schiavo obbliga il suo padrone di andare in Israele, di venderlo lì. Cioè, se il padrone voleva venderlo, vuol dire lo schiavo, e lo schiavo vuole essere venduto in Israele, lo schiavo cananita può obbligare il padrone di andare in Israele e venderlo in Israele. Umad etani avadim be'etia, ma secondo colui che insegnò che avadim sono inclusi nella Mishnah, allora l'espressione hakol, cosa viene a includere? Le tue mai? La tua minavea e fare una vera. Se uno abitava, se diciamo, o il marito o la moglie, che avevano una bella abitazione, e diciamo la moglie vorrebbe andare in Sicilia anche un'abitazione non troppo estetica, allora il marito è obbligato di dargli il get senza ktuba. E con la ktuba così. E viceversa. E vena col mozin, cioè che non può obbligarle di abbandonare il sessere per andare all'estero. Questo, le atue, cosa viene incluso? Le atue, e invece barak mi custa il sessere. Che se uno schiavo scappò dall'estero per andare in sessere, che il padrone non può riportarlo all'estero e se può solo se la ciuffò può solo venderlo in Erzisel poiché Chazal decretarono che anche lo schiavo ha il potere di obbligare il padrone di lasciarlo in Erzisel se non vuole tornare all'estero nella diaspora diciamo meglio detto pensando nella Mishnah lì a Kol Malin Yerushalayim e oltre ciò, ancora di più, che
che tutti possono dire che vogliono vivere a Gerusalemme. E le atoie, perché dice Hakol? Cosa viene includere l'Hakol? Includere la vea fa, la vea ra. Se uno ha una bella abitazione in Israele, ma non a Gerusalemme dovrà andare a vivere in una baracca, diciamo. Allora sì, può obbligarlo ad andare, diciamo, il marito può obbligare la moglie o viceversa, di andare a vivere a Gerusalemme, anche in un'abitazione che è peggiore dell'abitazione che hanno all'infuori di Gerusalemme. Venakol Mozin. E non possono portarli, obbligarli di uscire da Gerusalemme. Chi ha guardato la tua mai, cosa viene a includere? La tua è ugualmente, mi aveva ra, le aveva fa, che anche se stanno una pessima abitazione a Gerusalemme, che uno può obbligare l'altro, né il marito, la moglie e il marito, di lasciare, abbandonare questa abitazione a Gerusalemme per andare in una bella casa all'infuori di Gerusalemme, sempre in Essese. Abbiamo sentito una verità, a Kol Chayim Sukkah, Kohanim Levim Yisraelim, che tutti hanno l'obbligo di risiedere in una Sukkah, Kohanim Levim Yisraelim, che è una pshita, Yani lo Michaive, Man Michaive, ma è ciò evidente perché se questi non hanno l'obbligo, Kohanim Levim Yisraelim, allora chi ha l'obbligo? Qui sono tutti gli ebrei, non ci sono altri. Rispondeva la Kohanim Yisraelim, era necessario per insegnarci il caso di Kohanim, poiché Sarka Tatakamina o Ilvi Echtiv, siccome dice la Torah, Besukot Teshuvu Shivat Yamim, Vemar Mar, che si deduce che da ciò che Teshuvu Shivat Yamim, che entra duro, siccome bisogna abitare nella Sukkah, che entra duro, così come si abita nella casa, così bisogna abitare nella Sukkah ugualmente, Madira Ishvishto, Avsukkah Ishvishto, così come uno abita nella casa, il marito con la moglie, così ugualmente nella Sukkah devono avere la possibilità di vivere assieme marito e moglie. Vane Kohanim, o Ilbne Avodanino, però i Kohanim, siccome devono servire in santuario, devono stare sempre in stato di purità per essere puri nel servizio, e perciò devono separarsi dalle mogli per non essere, diventare impuri. E perciò non c'è questa possibilità che entra duro. E perciò avrei potuto pensare che lo li chaivo, che forse non incomberebbe su essi l'obbligo di risiedere nella Sukkah. Kamashmalan, perciò viene a insegnarci che nei deptiri, va bene che quando servono, nel momento del servizio, sono assolti da stare nella Sukkah, però, shelo, belo shatavoda, chayumi chayve, però, quando non servono nel santuario, hanno l'obbligo di stare nella Sukkah. Mideava al Chedrachim, così come i viaggiatori, Demarmar, poiché un maestro insegna la verità, al Chedrachim, Bayom, che di giorno viaggiatori viaggiano di giorno, però, Pturim nella Sukkah, Bayom, Chavim Alena, però di notte hanno l'obbligo, incombe su essi l'obbligo della Sukkah. Mi ha studiato una verità che dice: Kol chayavim tzitzit, kohanim levim yisraelim. Tutti hanno l'obbligo del tzitzit, kohanim levim yisraelim. La stessa domanda come prima, pshita. Kohanim yisraelim. Ovviamente è necessario insegnarci il caso di kohanim, poiché sarka tachlamina lo tirba shatnez. Siccome la Torah dice che uno non deve vestire un indumento che contiene shatnez, lino e lana, gdilim taselach arba kanfot kesutcha. E c'è scritto dopo di ciò che uno deve avere tziot. E siccome da questi due versi che sono scritti assieme, che viene a insegnare mandelo istere kilaim gabbe bilvishah udi mechai mitzvah tzitzit, uno che non ha il permesso di indossare shatnez ha l'obbligo di compiere la mitzvah tzitzit. Però Vane Kohane o Ilvestri Kilaim Bigabaio, però Kohanim, siccome loro possono, loro hanno, vi hanno un indumento che è Kilaim, che è Shatnez,
la cinta, e perciò avrei potuto pensare che l'Oli Haivo, che non hanno l'obbligo della tzitzit, Kamashmalan, perciò per insegnarci che non diciamo così, ne Yiddish sarebbe Idana Vodà, Belloi Idana Vodà, lo che solo, che benché loro possano indossare indumenti kilayim, cioè la cinta, durante il servizio, questo solo durante il servizio, però dopo il servizio hanno l'obbligo di togliere kilayim. E perciò incombe su essi l'obbligo della tzitzit. Risulta una braittà, col fame tfilin, con il vim salin. Tutti hanno l'obbligo di mettersi il tfilin addosso, con il vim salin, uscita, cioè evidente. Con il salin è necessario per insegnarci il caso di Kohanim, poiché Sagrada Tachamina, siccome dice la Torah, o il Rikhti, Ukshatem Lot Al Yadecha, Verutu Pavenecha, Kol deitem mitzvah de yad item mitzvah de rosh, che se uno ha la mitzvah di mettersi il tefillin del braccio, anche la mitzvah incombe su lui la tefillin, di mettere il tefillin della testa. Vane konimo il veletzneu ben mitzvah de yad, siccome loro non indossano la tefillah che viene messa sul braccio, dechtiv il bash al besaro, siccome riguardo ai indumenti dei Kohanim, l'indumento deve essere sulla carne del Kohen. E perciò, lo yedavar chotzes beno u ben psaro, non ci deve essere nulla che interponga tra la sua carne e l'indumento. E ma mitzvah de rosh nami lo lechaipo. Perciò avrei potuto pensare che non incombe su essi, sui Kohanim che servono il santuario, di mettersi la tefillah della testa. Kamashmalam insegnarci che no, che delome acque adati, che non trattengono l'un l'altro, che ditnan, filar shel yad enam akevet shel rosh, visharosh enam akevet shel yad. Uno può mettersi una tfilah e non è obbligato a mettersi l'altra, cioè uno non trattiene l'altra. Umayishna de yad, dichtiv, che guarà, ma perché dici che non c'è differenza? Perché de yad, dichtiv il basha absalom, va bene, che la tefillah che viene messa sul braccio potrebbe creare una separazione tra la sua carne, la sua pelle e l'indumento. Ma Rosh Name, ma anche riguardo al tefillah della testa, anche potresti dire la stessa cosa, poiché c'è scritto Samta Metzefet al Rosho, che il Kohen deve mettersi anche il cappello sulla testa. E Tana Mesanta Roita, Saro Yanir e Benzit la Mitznefet, che i capelli del Kohen Gadol potevano essere veduti tra il tzitz la placchetta che era sulla fronte del Kohen Gadol, e il cappello, Shesham Eniat Filin, che lì metteva i Filin, cioè quello spazio tra tzitz e Mitznefet, cioè vediamo che non dava fastidio uno all'altro, perciò uno non interferisce con l'altro, e perciò non c'è problema e può mettersi tranquillamente il tefillin della testa. Mi è stata un'altra verità, a qualche mi che tutti hanno l'obbligo di schiacciofar con il vim salim, uscita, ciò è evidente, con il è necessario insegnarci il caso di Kohanim. Sagrada tramina will uchtiv, siccome dice Torah Yom Truah Yelachem, vi è l'obbligo di udire il shofar, il suono dello shofar, mandelete e la vetchia de chat yoma chayav. Uno, e solo avrei potuto pensare che solo uno che ha l'obbligo di udire il shofar solo un giorno, che ha l'obbligo di udire il shofar di Rosh Hashanah. Vane konim uivutnu vetchia kuleshata. Ma siccome i konim hanno l'obbligo di udire tkia tutto l'anno, dichtipo, dice scritto nella Torah, utkatem hachatzor alotechem, siccome c'è l'obbligo di suonare le trombe durante quando i sacrifici vengono offerti sugli olocausti, ma lo lechaivo, perciò avrei potuto pensare che siccome hanno l'obbligo di farlo tutto l'anno, perciò sarebbero assolti dall'udire lo shofar durante lo shanah, perciò insegnarci che non diciamo così. Che Agmarà mi dammi,
Hatzotzot, Achashofar. Ma lì si tratta di, sono due casi, uno lì tratta di shofar, qui tratta di trombe, sono due casi diversi. Itzrich, è necessario per Mishum, poiché Sakata Tamina, lei può pensare, Oil, Utsna, mi ha studiato una Mishnah, Shaveh Yovel Roshana, Litkia Velivrochot, che durante il Yovel, e si recitavano le brachot, le stesse brachot di Rosh Hashanah anche di Yom Kippur, degli Ovel. E siccome anche si suonavano shofar di Yom Kippur, degli Ovel, come Rosh Hashanah di un anno normale. Perciò, Shavuot Yovel Rosh Hashanah di Tkiah veli brachot di Ite, perché abbiamo studiato che be mitzvot Yovel Ite, be mitzvot Rosh Hashanah dell'ete, poiché uno che ha l'obbligo della mitzvah di Yovel, allora incomberebbe su lui l'obbligo di Rosh Hashanah, e colui che, sul quale non incombe l'obbligo di l'ete be mitzvah di Yovel, l'ete mitzvah Rosh Hashanah, e colui sul quale non incombono la mitzvah di Yovel, Yovel è il giubileo, il 50° anno, e avrei potuto pensare che l'ete mezzat Rosh Hashanah, che non incombe su lui l'obbligo di Rosh Hashanah, vani koane ovil velitneu be mitzvot de Yovel. E siccome riguardo a questi koanim, siccome non incombe su essi l'obbligo di mitzvot Yovel ditnan, poiché abbiamo studiato che koanim vi mochrin leolam, che uno che E uno non potrebbe vendere normalmente i suoi campi durante l'anno di Yovel, il giubileo, ma i Kohanim invece possono sì. Perciò, se i Kohanim hanno venduto, Goalim Leolam possono sempre redimerli e non devono attendere 2 anni come un ebreo normale. Perciò, Eimba mitzvot Rosh Hashanah nami lo lichaivo. Perciò, avrei potuto pensare che anche Rosh Hashanah non hanno questo obbligo, perciò Kamashmalan mi insegnarci che nei delitneu beashmatat karka, così come i Kohanim non incombe su essi la legge di ashmatat karka durante il giubileo, però comunque riguardo le altre leggi del giubileo, Bashmatak Safim, Shulah Havadim, Miu Itneu, comunque incombe su essi l'obbligo delle altre leggi, come per esempio Bashmatak Safim, che se prestano denaro che devono rinunciare alla restituzione del prestito, e Shulah Havadim, che devono mandare gli schiavi ebrei, incombe su essi questo obbligo, e perciò non diciamo che non hanno l'obbligo di Tkiat Shofar Rosh Hashanah, e perciò incombe su essi l'obbligo di Tkiat Shofar di Rosh Hashanah. Bishanatan Breita, kol chayavim mimikra Megillah, tutti hanno l'obbligo di leggere la Megillah, Kohanim levim Israelim, pshita, evidente, lo, sricha, è necessario che libate la vodatam, avrei potuto pensare che possono cioè no, che viene a insegnare che hanno l'obbligo di interrompere il servizio del santuario. Uzra viuda amma Shmuel amma Rabbi Shmuel konim avodatam vim et duchanam yisrael b'mamadam mivaltim avodatam b'im shmua mikra Megillah. I konim devono interrompere il servizio e i levim, diciamo, che loro cantavano nel santuario, yisrael b'mamadam, che mamadam vuol dire vi era l'obbligo al popolo ebraico di mandare dei rappresentanti che dovevano stare presenti durante le offerte dei sacrifici, dovevano stare lì nel santuario per osservare il servizio. E perciò tutti devono interrompere quello che stanno facendo, devono andare a udire la Megillah. Terminiamo qui e che Hashem benedica.